Buongiorno, sono la dottoressa Justin Farina e oggi voglio rispondere a una domanda che molte persone fanno quando vengono qui in farmacia, e cioè se è possibile combattere il gonfiore addominale dovuto a una cattiva digestione, quindi avere quella così tanto desiderata pancia piatta. In effetti ci sono degli alimenti da poter introdurre nell'alimentazione che contribuiscono proprio a questo. Il primo è l'aglio, che ha potenti proprietà antibatteriche e antifungine, quindi può aiutare a mantenere sotto controllo eventuali batteri cattivi presenti nell'intestino. In alcuni casi può anche essere utilizzata per controllare addirittura la candida intestinale. Il secondo cibo molto importante è il carciofo, che è una verdura ricca di inulina, che è una fibra alimentare che ha un effetto prebiotico, cioè in grado proprio di stimolare la crescita di batteri buoni a livello dell'intestino. Il terzo elemento cibo importante è lo zenzero, che è uno stimolante, cioè aiuta proprio a velocizzare i processi digestivi, quindi molto utile in questo caso. Il quarto alimento è l'avena, grazie al suo elevato contenuto di fibre. Inoltre anche è buono in quanto riesce a diminuire i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue. Il quinto cibo, anche molto buono, sono i semi di zucca. Infatti, grazie al loro elevato contenuto di zinco, quindi l'elevato contenuto di zinco presente, sono vitali per la buona salute dell'intestino. Ed infine l'ultimo cibo è l'aceto di mele, anche se può sembrare strano, infatti in alcuni casi si possono avere dei casi in cui si ha una diminuzione dell'acidità a livello dello stomaco, al contrario di molti disturbi che portano a un aumento dell'acidità. E in questo caso potrebbero esserci dei problemi di digestione. Quindi, in questo caso, l'aceto di mele può essere molto utile. Spero di esserti stata utile. Ricordati che la farmacia di Nardo sta a cuore il tuo benessere.